Eccoci qui al nostro appuntamento in compagnia delle lettere dell'alfabeto. Allora, guardiamo un po' insieme quelle che abbiamo fatto. Abbiamo fatto la A, poi la B, poi la C e la D. Siamo stati bravissimi a costruire queste belle letterine. Vedete? Usando solo delle stecche di legno e un po' di lana, ok? Ora, ripetiamole insieme. A, B, C, D. Dopo la D, che lettera viene? Dopo la D c'è la E e dopo la E c'è la F. Bene, sì, perché oggi faremo due letterine, guardatele. Sembrano quasi uguali, soltanto che la E ha tre braccetti, uno, due e tre. La F invece ne ha soltanto due, uno e due. E con tre braccine, F solo con due. Quello che dovete fare è sempre uguale. Quindi tracciamo col ditino per renderci conto della forma. Uno e due. Poi, colore alla mano, coloriamo la E e coloriamo la EF. Dopodiché, forbice e giornali, ritagliamo le E e le attacchiamo tutte intorno. Ritagliamo le F e le attacchiamo tutte intorno. E poi, per allenarci a scrivere, riempiamo questa grande E e questa grande F, una con le E e un'altra con le F. E passiamo velocemente al punto e al momento che ci piace di più, quello in cui costruiamo le nostre letterine. Allora, per la E servono 1, 2, 3, 4 legnetti, per la F soltanto 3. Quindi li prendete i legnetti, come al solito provate le combinazioni. Provate a fare la E con i legnetti, quindi e la F con i legnetti. Ok, provate, provate, riprovate fino a che non ci riuscite. Dopodiché, uno alla volta, li vestite con la lana, vedete? Ben vestiti, mi raccomando, eh? Non correte troppo. E con l'aiuto di mamma e papà, una volta finito, cosa fate? Li fissate bene, bene. Così poi dopo potete appenderle come ho fatto io. Ok? Guardate che belle. Ora ripetiamole. A, B, C, D, F. Quante sono? Sono una, due, tre, 4, 5, 6. Per ora abbiamo fatto 6 lettere dell'alfabeto. Ce ne sono ancora tante, eh? Ora mi raccomando, sia per la E che per la F, disegnate qualcosa che inizi per E e qualcosa che inizi per F. E come elicottero, E come erba, E come Elica, F come farfalla, F come felicità, F come fiore e così via. Un bacio e alla prossima!